Giovedì 3 marzo 2022, qui Svegliati Avvocatura e stiamo per partire. Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. E sono le 9 del giorno 3 marzo 2022 e qui a Svegliati Avvocatura con me in conduzione, Milena Miranda dagli studi virtuali di Napoli, c'è Ornella Sala in regia che come sempre ci sopporta e ci supporta. Ora siamo arrivati al giovedì di questa settimana, onestamente molto ma molto problematica per tutte le questioni che riguardano la guerra russo-ucraina. Proprio ieri il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso un comunicato a tutti i consigli dell'Ordine di Italia dove chiede la disponibilità praticamente eventualmente dei colleghi che possano essere appunto disponibili per quello che riguarda, ecco, tutte le problematiche inerenti a coloro che vengono dall'Ucraina e sono praticamente profughi in Italia. Ci saranno entro il giorno venerdì 4, entro le 11 di venerdì 4 praticamente, dovranno essere comunicati i nominativi, appunto, nome, cognome, indirizzo di studio e posta elettronica, comunicati i nominativi dei colleghi che sono diciamo disponibili alla cura, no, al ricongiungimento familiare con particolare necessità per quello che riguarda i minori, e quindi si chiede anche un minimo di competenza per quello che riguarda, no, le leggi sovranazionali, però soprattutto si chiede una disponibilità da parte dei colleghi. Mi sembra un'ottima iniziativa se siete, diciamo, avete i requisiti e soprattutto volete mettervi a disposizione, contattate i vostri consigli dell'ordine. Nel frattempo oggi siamo qui per trattare, diciamo, come al solito, le nostre questioni specifiche. Abbiamo due interviste curate da Pierluigi Serra, una all'avvocato Giuseppe Buscaino o Buscaino, mi scuserà il collega, non so esattamente come si pronuncia, del foro di Trapani, su una decisione della Cassazione che riguarda il patrocinio a spese dello Stato e che dice quanto possa essere irrilevante l'ISEE a tal fine. E poi un'altra, fatta sempre da Pierluigi Serra, l'avvocato Daniele Livreri del Foro di Palermo, sull'uso che si fa del modello 45 nelle procure italiane. Ce lo chiediamo, l'abbiamo chiesto, e quindi io direi, Ornella, di partire subito con la prima intervista all'avvocato Giuseppe Buscaino del Foro di Trapani. Ascoltiamo. Scarica la nostra app Uslo Web Radio per Apple e Android. Buongiorno, benvenuto nella radio dell'avvocatura al collega del foro di Trapani, Giuseppe Buscaino. Ciao Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tu sei anche iscritto alla Camera Penale di Trapani e come tale hai curato un
articolo apparso molto di recente sul blog Foro Giurisprudenza della Camera Penale di Trapani in tema di patrocinio a spese dello Stato e ISE, la quarta sezione ribadisce un consolidato orientamento in cui si dice irrilevante l'ISE. Aiutaci a capire perché poi questa notizia un po' ha destabilizzato chi assiste persone ammesse al gratuito patrocinio. Illustraci un po' qual è stato l'iter argomentativo della Corte. Allora, una premessa importantissima. L'ISE non è mai stato il punto di riferimento per la redazione di una corretta istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, perché il punto di riferimento non può che essere la normativa prevista dal DPR 115 del 2002, il cosiddetto testo unico spese di giustizia, e in particolare l'articolo 76, dove ovviamente non si fa alcun riferimento a questo indice sintetico, ma si parla piuttosto di redditi imponibili, ma vengono compresi ai fini di valutare se un assistito rientri o meno nei limiti previsti dalla legge per fruire di questo beneficio, anche addirittura i redditi esenti o soggetti addirittura a tassazione alla fonte. Quindi diciamo, la cosa importante e la cosa rilevante diciamo, per noi avvocati e per chiunque voglia fruire diciamo, di questo beneficio è che per la prima volta la Corte di Cassazione dice a chiare lettere insomma, che l'ISE non è un punto di riferimento per una Ma redazione corretta di la un'istanza di ammissione Corte al patrocinio dice a spese dello Stato. ISE come documento oppure indice ISE come indicatore? Perché all'interno del documento ISE c'è una voce somma dei redditi del nucleo familiare. Quella può essere guardata oppure no, alla luce di questa Allora, sentenza di cui poi ci parli? anche guardare, allora, il documento ISE di solito riporta appunto l'ISE con due E e riporta anche l'ISE con una sola E. Entrambi non sono rilevanti ai fini della determinazione appunto dei redditi che possono valere o meno per fruire del patrocinio a spese dello Stato. Anche la voce del documento ISE, somma dei redditi della dichiarazione, può e molto spesso non riporta, non tiene conto di redditi non soggetti a tassazione alla fonte o di redditi esenti. Ci sono tantissime pronunce della Corte di Cassazione in tema di redditi rilevanti e su come determinare esattamente l'ammontare dei redditi per poter fruire di una ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Pensa addirittura che in pronunce anche risalenti, anche di più di 5 anni fa, la Cassazione ha espressamente sostenuto che ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato addirittura bisogna tener conto anche di redditi di natura illecita o di redditi addirittura realizzati in nero. E ciò sono, queste pronunce ci mettono in grandissima difficoltà noi legali, perché Certo. alla fine siamo noi Sì, avvocati che sì. dobbiamo valutare, perché il cittadino davvero per lui sarà difficile comprendere che contano anche Praticamente redditi per in noi è una nero. consulenza legale continua, consulenza legale e fiscale anche. È complicatissimo ed è complicato perché cioè, se dobbiamo sulla stregua delle pronunce della Cassazione anche far dichiarare i redditi illeciti, insomma, dobbiamo innanzitutto fare gli avvocati assistere e difendere gli interessi dei nostri assistiti, e diventa complicatissimo, una cosa in nero o addirittura illeciti è complicato. Il problema è che il magistrato può tranquillamente anche ricorrere a presunzioni semplici, quelli insomma del diritto civile e processuale civile, quali per esempio il tenore di vita. È chiaro, se tu mi fai un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la finanza accerta che giornalmente vai a comprare il giornale con una Porsche o con una macchina, insomma, che ha un costo di un certo tipo, questo è un tenore di vita incompatibile con la possibilità di fruire del beneficio. Si può ricorrere anche a questo tipo di presunzioni semplici. Sì. Senti, aiutaci allora, insomma, a capire cosa dice la Cassazione in questa recentissima sentenza. Partiamo dal fatto che c'era una persona che era chiamato a
rispondere di false attestazioni in ordine al reddito dichiarato per una istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Quindi Sì. come la risolve la Corte? Allora, in realtà la Cassazione nella fattispecie devoluta al suo giudizio approfondisce soprattutto quelli che sono i motivi di ricorso del collega, che ovviamente ricorre in Cassazione avverso la sentenza di conferma di condanna in primo grado in appello da parte del suo assistito, proprio con riferimento al delitto previsto dall'articolo 95 testo unico spese di giustizia, cioè la falsità nella istanza di ammissione al patrocinio spese dello Stato. Diceva sostanzialmente il collega che il dichiarante, cioè il suo assistito, avesse erroneamente indicato l'ISE ritenendo appunto che quell'indice, siccome è il punto di riferimento per fruire di tante prestazioni di tipo previdenziale, assistenziale, eccetera. E allora il mio assistito è caduto in errore e ha ritenuto che, come vale l'ISE per fruire di prestazioni di altra natura, di natura diciamo latamente assistenziale, allora sicuramente ha ritenuto che fosse quello la somma insomma, da indicare nell'oggetto dell'istanza. In realtà poi la Cassazione smonta sostanzialmente questa teoria. Rappresentando e indicando, sottolineando che sostanzialmente questo imputato addirittura aveva omesso radicalmente l'indicazione dei redditi della moglie, percepiti dalla moglie, perché il problema è anche questo, l'articolo 76 su questo è chiarissimo, cioè tu non puoi indicare semplicemente i tuoi redditi, ma devi, se c'è un nucleo familiare composto da più soggetti, procedere al cumulo di tutti i redditi dei componenti del tuo nucleo familiare. L'unico vantaggio, diciamo, che sposta verso l'alto, diciamo, l'asticella del punto di riferimento reddituale per cui tu possa essere ammesso, che per ogni familiare convivente tu devi aggiungere, devi spostare in su di 1.032 euro, diciamo, il limite E massimo questo solo nel previsto dalla penale, legge. chiariamolo, perché poi non è Questo solo nel non penale, è sì, estensibile agli assolutamente. altri. Quello, Sì. diciamo, la sentenza della sezione quarta riguardava proprio un processo, Chiaro, diciamo, penale. penale. Sì. E È così. praticamente la Corte, insomma, ci dice non esiste errore scusabile in questa materia. E Sì. ti faccio una domanda, tu hai detto che è molto difficile per noi avvocati e corriamo un serio rischio di essere coinvolti in questo tipo di procedimenti penali? Allora, io ritengo assolutamente di no, perché comunque l'avvocato non risponde dell'istanza, delle dichiarazioni oggetto dell'istanza fatte dal proprio assistito. Può essere un problema, e ti dico francamente che mi è capitato come avvocato di assistiti che sono arrivati con pendenti processi per l'articolo 95 DPR 115 del 2002, che purtroppo nascevano da errori, sicuramente in buona fede, di qualche collega che ha sbagliato il calcolo, perché poi il cittadino, il tuo assistito, siccome è complicatissimo per tutti davvero, anche per noi avvocati. Per esempio, sempre facendo riferimento a pronunce precedenti, antecedenti a questa sezione quarta, la Cassazione ha precisato che la pensione di invalidità vale ai fini del cumulo dei redditi per comprendere se sei dentro o meno i limiti previsti per fruire del beneficio del patrocinio speso dello Stato, mentre la pensione di invalidità, la pensione di scusami, l'indennità L'indennità di accompagnamento d'accompagnamento, sì. invece no. No, No, quella non sì. vale. Quindi la pensione di invalidità sì, l'indennità di accompagnamento invece può essere esclusa dal cumulo dei redditi. E Quindi allora diventa mi viene complicatissimo complicato, calcolare, mi viene in capire. mente, cioè, tutti coloro che avranno l'ammissione al gratuito patrocinio o domanderanno che in questi anni di pandemia hanno avuto aiuti dallo Stato. Si contano o non si contano? Assolutamente sì, secondo me. Secondo me sì. Secondo me sì. Per esempio il reddito cittadinanza conta,
conta Sì, assolutamente, questo perché insomma è sono pacifico, sì. così come contano anche il mantenimento che uno dei due coniugi versa all'altro in seguito a separazione o divorzio. Però Devi non andare dovrebbe a conteggiarsi verificare. il mantenimento ai figli che il coniuge riceve per il mantenimento ai figli, almeno insomma, stando alle regole. Dipende con chi stanno i figli, Sì, secondo me, esatto. perché se sono nel nucleo familiare di quello che fa l'istanza, io temo proprio di sì. Ok, Temo vedi, proprio di sì. non siamo d'accordo neanche noi. Senti, Giuseppe, Temo proprio di sì. l'ultima domanda. Alla luce, sempre di questa sentenza, quali risvolti, potrebbero esserci documentali? Nel senso, l'ISE, noi avvocati e i nostri assistiti che redigono l'istanza e la spediscono, la sottopongono al magistrato, devono o non devono allegare l'ISE? E se non devono, quale altra documentazione oltre all'istanza? Allora, possono anche allegarla perché comunque è una prova della loro buona fede, della loro buona fede. Però l'errore che fa sì che l'istante indichi l'ISE come punto di riferimento reddituale per avanzare istanze di ammissione al patrocinio speciale dello Stato, proprio in questa sentenza della sezione quarta, viene definito come un errore inescusabile. Perché l'articolo 95, cioè la norma penale prevista dal testo unico spese di giustizia, richiama direttamente l'articolo 76, sempre dello stesso testo unico. E quindi sostanzialmente tu, interprete, cittadino o avvocato, comprendi, hai modo di comprendere esattamente qual è il limite, perché la stessa norma penale ti richiama appunto l'articolo 76, che è quello che sappiamo indica le condizioni generali per comprendere se puoi fruire o meno del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Quindi può essere una base di partenza l'ISE proprio nella voce somma dei redditi, però poi bisogna stare molto attenti come legali nel cercare di approfondire e richiamare l'attenzione del tuo assistito sulla circostanza se vi siano o meno altre prestazioni o altri redditi che in qualche modo sono stati percepiti dal tuo assistito Certo, che è certo. davanti. Assolutamente. Sostanzialmente sarebbe meglio, insomma, predisporre una checklist e spuntare le domande che. Sicuramente, ma fra l'altro spesso mi capita spessissimo che i miei assistiti che chiedono di accedere a questo beneficio, anche loro stessi non si rendono conto, danno per scontato che una voce reddituale, per esempio la pensione di invalidità, sì, vabbè, poi con me c'è mia madre che ha la pensione di invalidità, vabbè, ma quella che c'entra? No, c'entra. Parlando, magari quando li stai per congedare, se ne escono in questo modo dicendo, no, poi c'è mia madre che ha la pensione di invalidità, vabbè, ma quella che c'entra? No, c'entra. Se nello stato di famiglia suo, signora, assolutamente va Vero. assolutamente sommato. Non è Verissimo, semplice. verissimo. Va bene, Giuseppe, ti ringrazio molto per averci aiutato a Di fare niente, grazie a voi. chiarezze e approfondire. Un caro saluto, buon lavoro. Grazie, anche a voi, buon lavoro, grazie tante. Un saluto a tutti. Uslov Web Radio, la voce dell'avvocatura. Ed ora, come già annunciata, l'intervista sempre di Pierluigi Serra all'avvocato Daniele Livreri del Foro di Palermo sull'uso che si fa del modello 45 nelle procure italiane. Ascoltiamo. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslow.it. Buongiorno, bentornato nella radio dell'avvocatura al collega del Foro di Palermo, Daniele Livreri. Ciao Daniele. Ciao Pierluigi, buongiorno a te e a tutti i tuoi radioascoltatori e grazie per averci invitato. Grazie a te per aver accettato. Tu, come ho detto, sei iscritto a Palermo, ma sei membro della Camera Penale di Trapani e dirigi il blog Foro e Giurisprudenza, di cui spesso e volentieri parliamo nelle nostre rubriche. Io ti ho invitato per un articolo che hai scritto recente in tema di modello 45. Tu titoli "Ma che uso si fa del modello 45?". Preliminarmente,
ovviamente ti chiedo di spiegarci che cosa si intende con modello 45 e modello 21, perché molti dei nostri radioascoltatori, anche come me, non fanno operale come materia prevalente, quindi spesso e volentieri sono numeri arabi. Spiegaci come è organizzata l'iscrizione delle notizie di reato. Sì, diciamo che a fronte di una notizia di reato comunque appresa o ricevuta dalla Procura della Repubblica, questa procede all'iscrizione della stessa a modello 21. Quindi le notizie di reato, tutto ciò che costituisce anche in astratto notizia di reato, a prescindere dal merito, viene iscritto a modello 21, se però risulta il nome della persona a cui il reato è da attribuire. Lì dove ci sia una notizia di reato, un quid che in astratto può costituire notizia di reato, di cui sia ignoto però il soggetto che l'ha commesso o cui sarebbe da attribuire il reato, si ricorre al modello 44. C'è poi un ulteriore registro, che è quello cui facciamo riferimento nel post, che è il modello 45, in cui dovrebbe confluire tutto ciò che già in astratto non costituisce notizia di reato, oppure un esposto completamente privo di senso, che non ha dei requisiti minimi. Non so se sono felice. È un modello assolutamente residuale in teoria. E questo lo è sin dall'inizio del codice Vassalli, cioè sin dall'89 il Ministero precisò le caratteristiche di cui stiamo oggi discutendo, di questo modello, e quindi sembrava, come posso dire, un modello di scarsa applicazione. Tieni però presente che questa distinzione di registri e di modelli non rappresenta una mera formalità priva di conseguenze. Perché, proprio perché il modello 45 è un modello destinato a fatti che non devono impegnare in nessun modo le procure, su di esso non c'è un controllo da parte del GIP, non ci sono termini correlati, c'è un potere di cestinazione autonomo da parte del PM. Tutti elementi che evidentemente lo contraddistinguono rispetto al modello 21, che, come tutti sanno, sicuramente i nostri radioascoltatori, è contrassegnato invece da tempistiche e da garanzie e da controlli anche sull'esercizio dell'azione penale. Perché ci siamo occupati di questa, del lupo che si fa di questo modello? Perché già da diversi anni viene segnalato in realtà un uso non in linea con la succitata dicotomia. Uso non in linea che è stato già nel 2011 segnalato da una circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. In sostanza, il Ministero fece riferimento alla circostanza che in sede di ispezioni ministeriali si erano rinvenute delle anomalie nell'uso di questo modello, però il Ministero ha utilizzato una locuzione, come posso dire, piuttosto generica, non è entrato troppo nel merito, ha detto che appunto si trattava di un uso non in linea con la normativa anche secondaria che regola l'uso del modello 45. Questo a Vorrei livello precisare. nazionale oppure insomma a Ecco, bravo, livello. bravo, bravo, perché tu metti, come dire, l'accento su un aspetto che ha il suo rilievo in questa vicenda, nel senso che già nel 2009 il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nella sua relazione sull'amministrazione della giustizia per quell'anno, aveva rilevato che c'erano delle diverse percentuali nell'uso del modello 45 rispetto al modello 21. In particolare, a fronte di una media nazionale del 24,96%,
di iscrizioni a modello 45 rispetto al 21, quindi diciamo che si ricorreva al 45 per 1 su 4. Nelle realtà meridionali questa percentuale ascendeva addirittura al 40%, quindi delle realtà significative. E infatti più fonti hanno rivelato che esistono delle differenze per macro aree nel ricorso a questo modello. Ora, perché noi ce ne stiamo occupando in questi giorni? Perché recentemente un articolo della professoressa Valentini ha riportato i numeri assoluti del ricorso al modello 45. Mm-hmm. Vorrei fare una piccola precisazione. Si tratta di numeri che non sono ex se pubblici, che non erano ex se pubblici, perché la Direzione Generale della Statistica del Ministero ha il dato delle iscrizioni a modello 45, è un dato che statisticamente viene rilevato, ma non è pubblico. Mm-hmm. Infatti, ecco, questo è un altro elemento che volevo, ero molto curioso di capire, cioè tutti questi dati poi vengono raccolti e pubblicati oppure no? Raccontaci. Allora, guarda, Pierluigi, recentemente il nostro blog si interroga su un tema. Chi controlla i numeri, con che finalità in Italia? Vorrei precisare che non stiamo parlando di numeri sulla difesa nazionale, per cui si potrebbe, come dire, porre una questione di segretezza o meno. Stiamo parlando dei numeri della giustizia in Italia, numeri che io ritengo dovrebbero essere a disposizione non solo mio, tuo, della professoressa Valentini, ma di chiunque voglia una sera, accedere e vederli e controllare quindi l'uso che si fa della giustizia in Italia. Purtroppo così non è, resta da chiarire in Italia che cosa si cerca, perché chiaramente la statistica, come posso dire, già la ricerca di un dato statistico in fondo indica uno scopo. Cioè io accerto un numero per capire una cosa piuttosto che un'altra. Sì. E qui arrivo al cuore della domanda che voi vi ponete. È ipotizzabile che sui tavoli dei procuratori giungano 300.000 esposti che non contengono neppure in astratto una notizia di reato? Questo è il cuore. E allora, è evidente che c'è un uso del modello 45 non conforme alla legislazione primaria e secondaria. Poi, attenzione, capiamoci, può essere anche per i più nobili scopi. Mi spiego meglio, in realtà da diverso tempo si agita all'interno del dibattito giuspenalistico, soprattutto tra i magistrati e anche per certi versi all'interno delle correnti, se in fondo l'idea di iscrizione come atto dovuto non finisca per essere un danno al cittadino iscritto. Cioè ormai si è posto il tema se in realtà iscrivere una notizia di reato sol perché la trasmessa la polizia giudiziaria o piuttosto il privato cittadino non sia in qualche modo un effetto deleterio per il cittadino iscritto. Però quale sia lo scopo? Quale sia lo scopo? Anche a voler concedere, ripeto, che lo scopo sia garantista, resta il fatto che un approccio del genere non può non passare da un dibattito pubblico e massimamente trasparente, vorrei dire. Mi spiego ancora meglio, perché stabilire che una notizia non costituisca notizia di reato e che quindi finisca a modello 45, lì dove però si svolgano indagini oppure all'esito finale la si cestini, significa stravolgere il quadro sistematico delineato dal codice. Ribadisco,
pur con gli scopi più nobili del caso. 300.000, almeno 300.000 notizie vengono iscritte nel modello 45 in ragione d'anno, almeno 300.000. C'è poi, perdonami se chiudo il punto sui numeri, perché c'è un'altra questione che secondo me andrebbe cercata ed è interessante. L'esito di queste notizie poi qual è? Vanno a modello 21 sì. o vanno cestinate? Sì, sì. Il Digitat sostiene che non ci sono statistiche, non viene in realtà setacciato questo dato. E secondo me però non sarebbe di poco momento capire. Certo, certo. Anche vorrei perché però aggiungere... dovremmo capire i criteri poi con cui vengono iscritti, con cui magari la notizia transita da un modello all'altro, cioè tutta una serie di conseguenze. Assolutamente, e questo dibattito secondo me è reso ancora più urgente alla luce della delega della cosiddetta riforma cartacea. Certo, sì. Perché tieni presente che il governo è investito di precisare i presupposti per l'iscrizione della notizia criminis, però se posso permettermi, quello che mi ha un po' stupito è che la commissione Lattanzi, che ha chiaramente predisposto il testo della delega, non fa riferimento ai numeri di cui oggi stiamo discutendo. Questo non so dire perché è avvenuto, ritengo che la Commissione avesse richiesto dalla Direzione Generale di Statistica questi dati, ma sicuramente si tratta di dati pubblicati per la prima volta che noi abbiamo sentito di rilanciare. Perché ci pare a questo punto, vedi, nell'esperienza di alcuni di noi capita ogni tanto di imbatterci in identificazioni di un nostro assistito al termine di un modello 45. Ora, lì fin lì puoi ritenere nell'esperienza del singolo che si tratta, come posso dire, di un fatto episodico, ma 300.000, almeno 300.000 iscrizioni a modello 45 in ragione d'anno sono un dato che sì. ci impone di dibattere sul tema. Sì, se mi consenti, vorrei fare un piccolo inciso, perché devo dire che qui si pone anche, secondo me, un problema dell'approccio della Corte di Cassazione su questa questione. Cioè, la Corte ha in qualche modo sminuito, ha dato meramente formale l'iscrizione in un registro piuttosto che un altro, quello che in realtà dato formale, a mio avviso, e sarà sicuramente sbagliato, per carità, non è. In diversi casi, sino a qualche anno fa, i GIP investiti di richieste di archiviazione di fatti non sussumibili neppure in astratto in notizie di reato, cioè c'erano dei fatti iscritti a modello 45, per cui addirittura una volta erano state svolte delle indagini e poi si chiedeva l'archiviazione. I GIP avevano dato luogo a un provvedimento di non luogo a provvedere, perché ritenevano che fosse assolutamente incoerente questo modo di procedere. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto che si trattasse di provvedimenti addirittura abnormi. Ora, siamo davanti a un contesto che vede, secondo me, 300.000 iscrizioni l'anno, perché sostanzialmente alla fine la Cassazione ha sempre ricusato una possibilità di sanzione processuale rispetto a questo modo di procedere. E chiaramente questo ha in qualche modo favorito il ricorso a un modello rispetto al quale, pur al netto di tutte le buone intenzioni, secondo me ci vuole un serio dibattito pubblico per sì. capire che uso facciamo di questo modello e come impatta sulle garanzie, sì. anche delle persone offese, non solo certo. degli indagati. Certo, certo, perché poi effettivamente dicevi bene all'inizio, occorre avere contezza dei dati, pubblicità dei dati, perché poi questo tipo di diciamo, modalità di iscrizione non può diventare una diciamo,
politica di inflazione o deflazione del carico penale pendente nelle procure e poi di conseguenza nei tribunali italiani. Daniele, io so che voi state organizzando un evento, un webinar sul punto, oltre ad aver fatto questo bell'articolo che solleva un problema davvero molto pertinente. Parlacene. Sì, assolutamente, ritenendo che questo dibattito sia assolutamente necessario e che intersechi il tema delle garanzie, abbiamo organizzato un evento per il 14 aprile prossimo con la professoressa Valentini, che appunto colei ha pubblicato questi dati e ha approfondito il tema nei suoi articoli, e con il procuratore di Trapani, il dottore Gabriele Paci, che ha accettato il confronto anche. Ritengo di doverlo davvero pubblicamente ringraziare, perché ovviamente la procura in qualche modo è diciamo, l'ospite nella posizione più scomoda, però il procuratore ha davvero amabilmente accettato il confronto su questo tema e speriamo che possa aiutarci insieme alla professoressa Valentini a avere strumenti di cognizione e di confronto su un tema di assoluto rilievo. Bene, quindi insomma invitiamo fin da subito i nostri ascoltatori a tenersi in contatto con i vostri canali per seguire questo dibattito e ovviamente Daniele io ti invito fin da subito poi in un'altra intervista a darci conto di quello che uscirà. Per il momento io ti ringrazio e ti auguro buon lavoro, buon proseguimento. Sono io che ringrazio te e tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Grazie. Grazie, ciao. Uslov Web Radio, la voce dell'avvocatura. Allora, oggi non ho una frase con la quale lasciarvi, però penso che ci siano sempre due diversi tipi di persone nel mondo, coloro che vogliono sapere, quindi realmente essere informati sulle cose e coloro che invece vogliono semplicemente credere a quello che gli viene detto. Vi lascio con questa riflessione, una buona giornata a tutti e svegliati avvocatura! Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.